Oggi il Consiglio regionale si ferma, ma i problemi dei Lombardi restano. Per questo motivo i 9 portavoce del Movimento 5 Stelle sono in giro sul territorio per incontrare i cittadini e affrontare tutti i problemi. Noi 3 commissari dell'antimafia volevamo incontrare Azzone, rettore del Politecnico e presidente di Arexpo, socia di Regione Lombardia. Come al solito non ha voluto riceverci. Questa è una mancanza di rispetto verso il Consiglio regionale, verso 10 milioni di cittadini lombardi, ma noi non ci arrendiamo. Procederemo nella denuncia di queste inadempienze di questi personaggi che non vogliono incontrarci e non vogliono confrontarsi con chi rappresenta 10 milioni di cittadini. Sono mesi che stiamo cercando di avere i verbali del consiglio di amministrazione che il difensore regionale ha dichiarato che ci devono consegnare. A questo punto non sappiamo più cosa fare. Considerate anche che Arexpo deve ancora sistemare il tema delle bonifiche ambientali e si tratta di soldi pubblici che non devono essere utilizzati come sono stati utilizzati ma devono essere fatti rivalere sui privati come Fondazione Fiera, che è in pieno conflitto di interesse perché è dentro in Arexpo. Abbiamo cercato di avere delle risposte oggi, ma magicamente il presidente Azzone non ci ha ricevuto perché aveva sempre degli impegni. Noi non molliamo, insistiamo fino ad arrivare ovviamente alla denuncia in procura. Siamo venuti oggi all'ospedale di Niguarda, mentre il consiglio è fermo, noi continuiamo a lavorare per proseguire la nostra azione di verifica rispetto ad alcune prestazioni sanitarie erogate all'interno di questa struttura ed altre strutture della regione, dove a nostro avviso c'è un grosso rischio di riciclaggio di soldi e siccome dal nostro punto di vista la sanità deve essere un bene primario, non possiamo assolutamente concedere irregolarità o spazio all'illegalità. Siamo convinti che qualcosa non torna, i documenti ci stanno dando ragione, è un'indagine lunga, richiede verifiche, abbiamo fatto una riunione con più di 6 dirigenti pubblici, perché da soli ovviamente non possiamo farlo e quindi non molleremo. State collegati, continuate a seguirci perché noi non molliamo facilmente. Sono qui all'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallaratte, un ospedale che insieme a quello di Busto Arsizio vorrebbero chiudere per fare un ospedale unico. Fra 2 città, Gallaratte 60.000 abitanti, Busto 80.000 abitanti, che utilizzano gli ospedali facilmente raggiungibili da tutti, soprattutto dalle persone anziane e persone che non hanno mezzi di trasporto. Adesso vogliono fare un ospedale unico, dicono che ci vorranno 200 milioni ma saranno mal contati, ce ne vorranno di più, non si sa bene dove sarà, non si sa bene come sarà raggiungibile, noi siamo qui per visitare queste strutture per le quali sono state spese decine di milioni, abbiamo alle spalle il padiglione Trottimaino che è recente e per dire con forza il nostro no all'ospedale unico. Siamo a Torre d'Oglio, località Via Dana Marcaria, alle nostre spalle il Ponte di Barche, una struttura fondamentale per il territorio del Basso Mantovano. Purtroppo negli ultimi anni il ponte è stato chiuso frequentemente, anche adesso è riaperto dopo 3 mesi di chiusura. Per questo è necessaria della manutenzione, abbiamo richiesto l'intervento del Consiglio regionale per trovare una soluzione fattibile ed efficace. E infatti oggi io sarei dovuto essere in Consiglio regionale a discutere una mozione per chiedere che la Regione intervenga anche con un finanziamento per mantenere questo ponte, mantenerlo aperto il più possibile durante l'anno. Purtroppo oggi Maroni ha deciso che il Consiglio regionale non si doveva fare perché o non avevano voglia di lavorare o secondo loro non c'era nulla da discutere. Secondo noi c'era da discutere e si poteva discutere di questo ponte che come vedete viene utilizzato e viene utilizzato molto. Il nostro obiettivo in Consiglio regionale è quello di mettere insieme tutti gli enti, dalla provincia alla regione e da tutte le direzioni regionali della regione Lombardia per individuare le soluzioni migliori e soprattutto individuare dove andare a prendere i fondi da spendere per questo ponte. Un percorso simile è stato fatto per il ponte di Barche di Bereguardo che si trova a Pavia, un ponte simile a questo, e la regione è riuscita a spendere per questo ponte circa 500.000 euro. Noi chiediamo che venga messo nero su bianco un impegno su questo ponte, come è stato fatto per il ponte di Barche di Bereguardo, così anche per questo ponte di Barche a Via Dana.